Alfonsa Maria Rosa Morini nacque nel 1891 in una famiglia molto povera. I suoi genitori erano braccianti, come moltissime altre persone in quel periodo, vivevano dei frutti dei campi. Quando Alfonsa nacque, c'era già sua sorella Emma, la primogenita, poi arrivarono altri 8 figli, in totale 9 fratelli per Alfonsina, come la chiamavano in famiglia. A quei tempi le famiglie erano spesso numerose e anche se per i bambini sopravvivere non era facile in quelle condizioni, perché nelle campagne si diffondevano velocemente malattie molto gravi, i figli dei coniugi Morini hanno tutti raggiunto la maggiore età. Non c'erano giocattoli per loro, che di solito passavano le giornate aiutando la madre, ma nella bella stagione c'era la possibilità di passare un po' di tempo al fiume di Castenaso, piccolo paese vicino a Bologna, dove tutti loro sono cresciuti. Una sera del 1901, quando Alfonsina aveva 10 anni, arrivò suo padre con una sorpresa. Una vecchia bici mezza sfasciata che aveva recuperato al mercato in cambio di una gallina. I genitori non erano particolarmente felici di quello scambio perché il mezzo era messo molto male e non sapevano cosa farsene. Ma gli occhi di Alfonsina si illuminarono appena la videro. Se ne innamorò così tanto che la mattina seguente cercò subito di capire come poteva riuscire a restare in equilibrio sopra quell'arnese. Provò e riprovò quel giorno, e poi il seguente, e anche quelli dopo. Stava sempre in bici. Si occupava di tutte le commissioni, partiva presto, tornava tardi, andava sempre più velocemente a correre tra i campi, sfrecciando tra strade dissestate e senza farsi mai spaventare dalle pietre sulla strada, dalle cadute, dalla pioggia, dalle ruote bucate, niente la fermava. Girava a qualsiasi ora del giorno, coi vestiti leggeri e le ciabatte in estate, con i suoi vecchi scarponi e il cappotto liso in inverno. La gente, i contadini, il vicinato non potevano notarla, soprattutto quando andava particolarmente veloce, le loro voci malevolmente si alzavano. «Sei un diavolo in gonnella, dove pensi di andare?» I commenti aumentavano con l'aumentare dell'età di Alfonsa. Il padre aveva cercato in ogni modo di farla stare di più a casa. Le aveva chiesto di imparare il mestiere della sarta e lei lo aveva fatto. Si inventava sempre qualcosa per chiuderla dentro le quattro mura domestiche, ma questo non bastava. Anche la madre era contrarissima alla passione della figlia. Aveva provato a vietarle di toccare la bicicletta per giorni, ma alla fine Alfonsina trovava sempre il modo di salire in sella e scappare via. Ormai era una ragazza, quasi una donna a dire il vero, perché a quei tempi una ragazza di 14 anni era già da considerarsi da marito. E così alla mamma, stanca di sentire commenti della gente sulle stravaganze della figlia, venne l'idea di farla sposare. Se le troviamo un marito, ci penserà lui a tenerla buona e ferma in casa, disse la donna. Nel 1905 Alfonsina sposò un meccanico di nome Luigi Strada, il quale, come regalo di nozze alla moglie, regalò una bellissima bicicletta, proprio come lei gli aveva chiesto. Lui diventò il suo primo sostenitore e insieme si trasferirono a Milano. A quel punto, più che mai, la sposa novella pedalava da mattina a sera, partecipava alle gare dilettantesche che si svolgevano in città e nel 1907 si recò a Torino per partecipare a una gara di ciclismo femminile, dove conquistò il titolo della più forte ciclista italiana. Aveva soli 16 anni. Iniziò a farsi notare. Il suo nome circolava nell'ambiente del ciclismo italiano e quando la notò Carlo Messori, andò da lei proponendola di partecipare a diverse gare ufficiali, tra cui anche quella che si sarebbe tenuta qualche anno dopo in Russia. Quella gara, corsa davanti agli imperatori russi nel 1909, la vinse Verri, ma Alfonsina, che si dimostrò capace di tenere testa agli uomini che gareggiavano con lei, entusiasmò tanto lo zar Nicola II e la zarina che essi decisero di consegnarle un premio speciale, una medaglia d'oro. Il nome di Alfonsina stava diventando sempre più importante.
Partecipò a gare ciclistiche anche in Francia, dove corse su pista in un giro tutto femminile. Ormai c'è chiaro il carattere di questa donna, piccola di statura, dal volto molto graziosa e dalla determinazione inossidabile. Alfonsina aveva un sogno, partecipare al Giro d'Italia, e d'altronde quale ciclista non sogna la stessa cosa? Solo che questa storia si svolge negli anni della Prima Guerra Mondiale e prima di allora al Giro d'Italia non aveva mai partecipato nessuna donna. E nemmeno dopo, per dirla tutta, vi partecipò alcuna donna. Alfonsina fece le cose per gradi, anche perché la guerra era iniziata da 2 anni e mentre i soldati pativano freddo, malattie, infestazioni di pidocchi e altri parassiti al fronte, i civili rimasti a casa subivano restrizioni alimentari e di ogni altro genere. Erano anni difficili per tutti, ma niente, nessuna condizione esterna poteva impedire a Alfonsina di realizzare il suo sogno. E così, una mattina nel 1917, si presentò alla Gazzetta dello Sport chiedendo di essere ammessa al Giro di Lombardia. Intanto, almeno questo. Gli organizzatori rimasero tutti a bocca aperta. Una donna al Giro di Lombardia? Possibile! I documenti di Alfonsina erano in regola, lei aveva il brevetto da corridore dilettante e da nessuna parte c'era scritto ufficialmente che una donna non potesse partecipare al giro. Gli organizzatori furono costretti ad accettarla. Adesso voi non dovete immaginare che le biciclette del tempo fossero belle e leggere come quelle di oggi. Erano molto pesanti, la più moderna e all'avanguardia pesava almeno 20 kg e trasportarla su strade dissestate non era facile. I ciclisti cadevano di continuo. Della bici si rompevano le ruote, ovviamente, ma a volte anche i pedali, la catena, il manubrio. Alfonsina partecipò al Giro di Lombardia del 1917 ed arrivò ultima, conquistando la maglia nera. 20 ciclisti però non ce la fecero neppure ad arrivare al traguardo. Lei almeno aveva completato il Giro di Lombardia. C'era ancora da pedalare, senz'altro, e così fece per anni. In un'Italia del Nord provata dalla guerra e dalla povertà. In fondo la bicicletta era stata la sua fortuna perché la famiglia Strada era più fortunata di molte altre. Nel 1924 la crisi economica si faceva sentire a tutti i livelli. Il 12° Giro d'Italia era difficile da organizzare. I ciclisti più famosi, come Girardengo, per esempio, avevano chiesto soldi per partecipare, ma l'organizzazione aveva rifiutato. Quando Alfonsina andò a chiedere di iscriversi, le dissero di sì, anche sperando che la sua presenza accendesse la curiosità di qualche sponsor demotivato per la mancanza dei nomi più illustri. La leggenda vuole che la nostra campionessa si sia iscritta al giro con il nome di Alfonsin Strada e che solo al momento della partenza di altri partecipanti si accorsero che era una donna. Ma c'è da credere che in realtà tutti a quei tempi sapessero bene chi era Alfonsina Strada, la quale con il numero 72 portò a compimento l'impresa, terminando il giro, nonostante tanti ostacoli e le tantissime cadute, arrivò al traguardo insieme a soli altri 29 partecipanti sui 90 che erano partiti. L'Italia non le permise più di partecipare al giro negli anni successivi. Per molti versi il nostro paese è lento ad accettare cambiamenti. Alfonsina partecipò a molte altre gare in altri paesi e nel 1938 a Parigi batté il record femminile dell'ora. Aveva 47 anni. Poco dopo Luigi Strada morì e Alfonsina, dopo alcuni anni, si risposò con Messori, anche lui ex ciclista. Lo abbiamo già incontrato, era l'uomo che l'aveva seguita negli anni delle sue prime gare ufficiali. I due aprirono un negozio in cui si riparavano bicicletta e sempre in bicicletta, tutte le mattine, Alfonsina, ormai donna matura, si recava a lavorare. Quando fu troppo stanca di pedalare, si comprò una moto e continuò a viaggiare con il vento in faccia fino al 1959, anno della sua morte. Le cronache del tempo raccontarono le ultime ore della vita di una donna straordinaria, caparbia, che ha fatto della sua passione la sua vita ed è entrata nella storia come unica donna partecipante al Giro d'Italia.